in questo nuovo video. Allora, scusate che ieri ho accorciato le unghie perché per quanto sono bellissime lunghe e a me piacciono un sacco, non riuscivo a fare niente. Mi davano fastidio, avevo sempre paura di far male a Pia e quindi le ho accorciate e così sono molto più pratiche, soprattutto dovendo sempre fare tantissime cose, mi trovo molto meglio. Adesso vado a fare colazione e intanto Sabrina inizia a fare i compiti. Pia dorme ancora e Giorgia sta aspettando, è di sopra che deve fare la verifica di ginnastica di educazione Ah, stradale. Emanuele invece sta facendo la verifica di matematica perché ha detto che deve fare le espressioni, quindi sa la è di matematica. matematica, sì. Ok, e Gabriele dorme ancora e Giada dorme ancora. Quindi adesso io mi preparo la colazione, se no non riesco a farla a un orario decente. Levando il vabbè, con questo coso non riesco, cioè con una mano sola. Comunque il silicone che mi aveva detto mio papà, e quindi lo sto andando a levare, così viene il pelo. Ecco il lavoro finito, direi che è venuto bene. Cioè, dovrebbe dirlo il papà se va bene, però poi gli farò una videochiamata e glielo faccio vedere. E niente, quindi adesso mi metto a preparare il pranzo, tanto Sabrina ha quasi finito di fare i compiti e così poi mangiamo. Wow, 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 workout, wow, 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 workout. E benvenuti in questa nuova giornata. Non un nuovo video perché ho filmato poco in questi giorni e quindi vi metto 3 giorni assieme. Allora, le unghie si stanno staccando completamente, quindi farò come ho fatto qui, che ho messo direttamente il gel sulla mia unghia, tanto da mettere lo smalto e basta, perché se si staccano non sto a riappiccicarle. Adesso qua devo andare a levare bene il gel. Vabbè, da così non si vede comunque. E vediamo un po'. Sto preparando la cena, adesso vi faccio vedere quello che sto facendo. Non riesco a guardare qua, guardo sempre di là. Allora, qui ho messo le coscette nel vino, e così prendono un po' di gusto. E adesso vado a sbucciare e tagliare le patate a tocchetti, che le faccio poi cuocere insieme alle coscette. E come verdura adesso mando giù un bambino a prendere, Manuel o Giorgia, a prendere gli spinaci e basta. Comunque dopo, mentre vi faccio vedere mentre la situazione è buona. Le ho già messe su.
Ho messo un po' di cipolla sul fondo con l'olio, poi le cosciette che sono state a bagno una mezz'oretta nel vino e le patate tagliate a tocchi, così adesso giriamo le cosciette, dovrei avere le pinze, ma se no si bruciano, ok? E poi invece degli spinaci, mi sono fatta prendere i broccoli a rosette. Quando è tutto un po' più cotto, diciamo, glieli vado a buttare dentro tra un pochino, così rilasciano la loro acqua e si insaporisce tutto bene. Le patate si stanno un po' abbronzando troppo. Comunque, così sono più buone. Adesso le andrò a buttare dentro, adesso vediamo. Comunque, intanto metto su le patate per me, perché io non mangio queste qui, ma mi faccio una patata bollita, che mi piace un sacco, tra l'altro. Dov'è Pia? Che carina! Non lo fai più? Ah, lo fai! Quanti bacini, lei sparge bacini a tutti, soprattutto a Giorgia però. Pia. E niente, alla fine, come dicevo, ho messo anche una patata per Pia, gliela schiaccio con un po' di omogeneizzato, boh, adesso vediamo di che cosa. No, la carne gliela abbiamo già data a pranzo. O magari le do un formaggino, oppure un po' di ricotta, ecco. Le do una patata schiacciata condita con un po' di olio, poi le do un pochettino di ricotta e poi la frutta. Stasera cambiamo un po'. Quindi per me la patata bollita, poi io mangio l'hamburger vegetariano. Oh, yeah. Bring you up. Two.